Adesso parliamo di economia. Senza aspettare che i cinesi investano qui da noi, molte imprese cercano giovani di origine cinese laureati in Italia. Potrebbero diventare una risorsa strategica per sviluppare le attività nei mercati asiatici. Che noi eravamo abituati a guardare le carte geografiche girandoci a sinistra, invece dobbiamo guardare a destra perché l'avvenire è da quella parte. Guardare a destra, guardare alla Cina, una battuta quella di Cesare Romiti che ben sintetizza l'importanza crescente di questo paese per l'Italia. Nel giro di 3 anni il panorama del nostro export è radicalmente mutato e oggi il 60% delle nostre esportazioni va verso paesi extraeuropei. Terza edizione di Italia-Cina in Asso Lombarda, obiettivo a crescere la presenza delle aziende italiane nel paese del dragone attraverso l'assunzione di giovani laureati italo-cinesi. Le seconde generazioni sono legate alla tradizione cinese, quindi al vissuto dei loro genitori. Molti proseguono l'attività dei genitori, ma altri, avendo avuto la possibilità di studiare, stanno cercando di diventare dei ponti fra la Cina e l'Italia. Centinaia di candidati, decine le aziende in cerca di esperti di cultura cinese, anche di origine italiana, purché conoscano la lingua. Nelle aziende siderurgiche è sicuramente un mercato che, nonostante la crisi, ha continuato a dare grandi soddisfazioni e quindi per noi la Cina è comunque un punto di riferimento costante anche per il futuro. Da quindi sostituiremo l'inglese col cinese a scuola? Beh, io direi che noi facciamo scuola di cinese, abbiamo richieste continue. E direi che oggi io dovessi indicare un giovane e gli consiglierei impari cinese. Alza al tiro, il film Festival di Busto Arsizio in provincia di Varese, nato dall'idea.